Mi perdonerete se un riferimento fuori dal tema lo faccio ancora una volta rispetto ad una norma che non ha trovato attuazione, perché nel caso dell'articolo 36 avevamo predisposto, Presidente, delle risorse per garantire la stabilizzazione degli ASU. Anche lì, quello che è accaduto in passato, norme che vengono emanate dal Parlamento e che non trovano applicazione, con consulte che vedono impugnative e Roma che blocca tutto. Ma anche lì, rispetto a questi ASU, questi 5 milioni che vengono tagliati rispetto ai 10, li vogliamo mettere, li vogliamo ripristinare o anche lì vogliamo rimanere a guardare? Mi sembra lo stesso film, Presidente, che abbiamo visto quando, perché parlare di ASU non può ovviamente sottrarmi dal parlare di un altro bacino di precariato palermitano che è quello degli ex PIP, anche lì abbiamo fatto una norma, anche quella impugnata, modificata a Roma, e intanto anche lì andrà a finire che poi i tribunali, come nel caso di questo ricorso fatto da alcuni studi legali, in quel caso palermitani, finiranno con l'avere il sopravvento rispetto alla politica che non decide. Presidente, grazie. Io auspico che si riesca ad invertire la tendenza, perché sono temi importanti a cui dobbiamo cercare di dare risposte. Grazie. Grazie, onorevole Figuccio.